Luca, torniamo in Serie D, ma con vista sul calcio pro, quello che il difensore Gianni Montrone è riuscito a conquistare a Bitonto. Di fatto lo ricordiamo, club nero-verde che vivrà l'anno prossimo il primo campionato della sua storia, quasi centenaria nel calcio di Serie C. In tanti si chiedono quale sarà il futuro dei calciatori simbolo di questo cammino. Quello di Gianni Montrone non sarà a Bitonto, però ci facciamo raccontare tutto dal diretto interessato, esperto difensore, esperto anche in vittorie di campionati. Buon pomeriggio Gianni, intanto. Ciao Luca, buon pomeriggio a voi. Gianni, sei stato tra i protagonisti dell'annata, però una scelta sul futuro è stata già presa. Beh sì, a malincuore diciamo che è stata quasi del tutto presa. Ovviamente siamo in attesa di notizie ufficiose da parte della società, però personalmente penso sia difficile la mia avventura con il Bitonto continui. Io avrei dovuto iniziare questa intervista facendoti gli auguri di buon onomastico, perché se non sbaglio oggi è San Giovanni, non so se festeggi oggi. Parlando di feste, quella per la promozione lo è stata, seppur ovviamente in tono minore, senza la possibilità di assembramenti. Che stagione è stata quella della squadra e quella di Montrone? Beh, ovviamente a livello personale non è stata l'annata migliore, perché come ben tutti sappiamo sono stato condizionato tantissimo da quell'infortunio avuto a novembre. A livello di squadra, cioè, non so io qui a dirtelo, non poteva capitare in un anno migliore. Nell'anno del centenario centrare la Lega Pro è qualcosa veramente eccezionale che siamo riusciti a costruire tutti insieme, dalla società alla squadra, al presidente, all'allenatore, ai tifosi, tutti. Veramente resterà nella storia di Bitonto. Com'è stato, Gianni, vivere questo lungo periodo di inattività, soprattutto per chi poi arrivava da un infortunio come te, magari proprio nel momento in cui c'era voglia di incrementare i giri nel motore, è arrivato lo stop forzato per l'emergenza coronavirus? Sì, diciamo che è stato qualcosa di surreale per tutti, per me forse ancora di più, perché avevo bisogno veramente di accelerare, di recuperare il ritmo partita sul campo, allenarmi ai livelli comunque di cui si allenava la squadra. Io purtroppo questo non mi ha aiutato, questo stop, però purtroppo sappiamo ben tutti che la salute viene prima di tutto. Uno stop che ovviamente ha condizionato tantissime scelte. Gianni, parlando di futuro, tu poi dal primo luglio, dovesse essere confermato questo orientamento, sarai padrone totalmente del tuo destino e del tuo futuro. Possiamo immaginare Montrone ancora nei campionati dilettantistici, e possiamo pensare che ci possa essere un ritorno per te in piazze dove hai già giocato? Non sono poche, quindi non vado, diciamo, a escludere chissà quante piazze blasonate, però te lo chiedo. Beh, Luca, al momento io penso sia ancora presto per poter dire o parlare di piazze, perché penso che ad oggi le società stanno ancora organizzandosi per altre situazioni, però sinceramente penso che ci sia la possibilità di ritornare o di una nuova avventura in un'altra piazza. Io, come ho sempre detto, a me piacciono le sfide difficili, quindi se c'è una sfida difficile da affrontare, in qualsiasi momento qualche società mi ritiene opportuno che io possa far parte, per me sarebbe ben accetto. Immagino, Gianni, prima di salutarti, che anche questo infortunio che hai patito a Bitonto abbia incrementato in te la voglia di essere protagonista ancora per diversi anni sui campi. Beh, assolutamente sì, Luca. Io ora la mia priorità è rimettermi nella condizione migliore. La voglia è tanta, tanta per un riscatto personale, per tante motivazioni, per la tanta sofferenza subita quest'anno, quindi ho veramente voglia di gioire come ho fatto fino a prima dell'infortunio sui campi. Questo allora è il messaggio chiaro di Gianni Montrone, che ringraziamo per essere stato con noi. Poi seguiremo, Gianni, ovviamente il futuro che ti riguarda dal punto di vista professionale e personale. Ringrazio voi, un abbraccio a tutti.